Salve a tutti gente e benvenuti nel regno videoludico di Valfair Games. Io sono Valfair, il signore dei giochi, e bentornati ancora una volta su Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Allora ragazzi, come potete vedere ho acquistato l'armatura da soldato reale, quindi ora siamo reali. Ricordate, siamo reali, quindi siamo più potenti di prima solo perché siamo reali. E ora abbiamo un po' di... tanto nemici in meno in giro, perché ho potuto farmare un po' di nemici in cerca di anime perché mi servivano. Tu che fai? Mi vuoi affrontare o vuoi correre? Beccati la mia backstabbata della morte. Ok, gemma vitale. Dobbiamo arrivare al piano di sopra di qua ora che abbiamo la chiave presa dall'ultimo gigante. Ecco, chiave del soldato. Ok. Ah, bene. Salve. Non so chi lei sia e che cosa ci faccia qui. Anche perché questi soldati sono un tantino diversi. Noto. Gemma vitale, va bene. Finché mi lasciano gemme vitali, meglio. Almeno avrò di che curarmi e come. Di là non si può andare bloccato. Qui mi ricordavo c'era una volta lo scontro con il persecutore, ma lo abbiamo eliminato qualche episodio fa. Questi affondi di spada lunga sono potentissimi. Cosa troviamo qui? Anima di soldato ignoto e gemma vitale. Ok. Chissà se troviamo, oltre tutte queste cose, magari altri nemici facili. Voglio anime per salire di livello e poter usare almeno uno scudo buono, se si trova. Ok. Ah, bene, altri soldati intenti a colpire un gigante già morto. Ma che piacere ci provano? Mi chiedo. E loro che piacere ci provano a colpire me. Purtroppo non è successo nulla. E certo, sta riposando, il gigante è morto, poverino. Ok, da questa parte e da questa parte. Spada di Dragonlance, scudo di Dragonlance, cotta di Dragonlance, guanti e gambali di Dragonlance. Ok, allora, questo scudo cosa mi richiede? 16 di forza. E teoricamente se farmo un pochino potrei usarlo bene, anche perché questo è uno scudo che mi dà 100 di difesa, ragazzi, vi faccio vedere qua, riduzione fisica. Quindi quando paro, tutto ciò che è un danno fisico si riduce a 0. Questo è uno scudo buono, non quelli che erano presenti su Dark Souls 1, porca miseria. Ok, qui nemici non c'ho... da dove esci fuori tu? Da dove esci fuori? Da dove esci fuori? Chi sei? Cosa vuoi da me? Fammi la cortesia di crepare. Ok, è crepato, mi ha fatto la cortesia di crepare. Ok, allora ritorniamo su, che se non erro c'è un corvo qui, qualcosa comunque sia che ci porta da qualche parte. Quindi meglio salire, non si sa mai. Io quanto c'ho in totale di... forza 15, però per un punto non posso usarlo a pieno lo scudo. Vabbè, momentaneamente mi accontenteggio. Cerchiamo di arrivare magari vivi. Ok, vediamo dove mi porta esattamente questo nido. Esamina. Esaminiamo dove mi porta. Ah, ok, veniamo presi da un'aquila. Ok, un'aquila. Allora era Dark Souls 1, ecco, ora ricordo che c'era il corvo maledetto. Ok, eccoci. E vabbè. Non è stato propriamente un chissà quale viaggio. Degli scrigni, proprio qui non me li ricordavo. E qui troviamo effigie umana. Veramente tante effigie umane stiamo trovando, ma veramente veramente tante. E qui troviamo tizzone smorto. Ah sì, il tizzone da dare al fabbro per infondere le nostre armi di poteri sovrannaturali. Abbiamo gemme dell'anima per caso? Una anima di soldato, si utilizzala, non si sa mai. 800, vabbè. Meglio di niente, meglio di niente. Ok, lì c'è un nemico. Qui c'è... da una parte dove dover camminare con estrema attenzione per arrivare qui. Gemma vitale radiosa. Ok, qui non ci sono nemici. Lì però ce n'è uno. Si ciucci i miei affondi. Ok,
Ok, con tre frecce ne elimino uno. Arco corto che fa anche cagare di danni, proprio cagare letteralmente. Ok, non ce ne dovrebbero essere più. Forse qui c'è uno scrigno però, se non avevo visto male, sì, ecco. E non ci sono neanche nemici. Oh, bene, il persecutore. Mi affronti, non cincischi, si faccia avanti. Da dove esce fuori lo vorrei tanto capire però. Non mi ricordavo che qui ci fosse un persecutore. Qui nella bastigia perduta. Si faccia sotto, forza! Così. Non cincischi. Via! Che stai facendo? Ah, ok, mi ha pure maledetto. E io mi curo. E dovrò ovviamente utilizzare una bella effigie umana appena l'avrò sconfitto. Mi scusi, non l'ho colpita. Ma lo deve fare per forza? Non poteva proprio evitarselo? Aia! Sono morto! Porca miseria! È bello forte questo! Vabbè, io non mi arrendo, sono un signore dei giochi, ritorno lì e se proprio devo gli faccio il culo. Anche perché devo recuperare le mie anime, quindi innanzitutto una bella effigie umana che male non fa. Ok, dopodiché mi... Ah no, ok, posso già ripartire, va bene. Da questa parte, di qua... Ecco, salve, io mi ricordavo di lei, sa... Non mi sono dimenticato. Ma perché non me lo becca? Allora mi beccherà almeno quello lì che è lontano, no? Sì, quello lontano sì. Ok, ne rimane uno solo. Anima di non morto perduto, ok. Mi fa recuperare cortesemente le mie anime così me ne vado? O vuole rispuntare di nuovo? No, non rispunta più, che strano. Allora, controlliamo un attimo. Noi avevamo preso, se non ricordo male, un anello da lì. Sì, aumenta le anime lasciate dai nemici. Perfetto, così prendiamo un po' di anime in più dai nemici che sconfiggiamo. Perfetto, da quando ho iniziato a ora, solo ora sono morto. Pazzesco. Ok, è morto. Allora, vediamo che cosa troveggiamo qua. A parte una porta da aprire. Con la cassa che si è rotta. Oh, un forziere. È un individuo abbastanza strano. Sono nemici proprio da tutte le parti. Chiave antiquata. Chissà che serve. Che succede? Non ti conosco e tu non conosci me. È meglio così. Ah, vabbè. Lucas di Lucatiel di Mirra. Ora mi ricordo di te. Ti parlo, sei un tipo mentre vedo che stai affrontando, vengo da Mirra, non esitare a chiamarmi. Ok, così potremo chiamarlo in nostro aiuto, se mai teoricamente avremo bisogno. Quindi per qualche boss o qualche cosa del genere. Ok, lì c'è il nemico che ci ha visti. Qui che cosa c'è di interessante? Frammento grande di titanite, ok.
Salve. Ok. Uno in meno. Morto malissimo perché è caduto giù, però uno in meno. Ok, qui se non ricordo male c'è un cane, vero? No, che strano, mi ricordavo ci fosse un cane da questa parte. Resina dorata, io lo giocai molti anni fa al gioco, ragazzi. La versione che, per così dire, non aveva i DLC, quindi la versione normale del gioco. Salve, bel cagnolino, mi dispiace doverti fare del male, però ho la tua vita o la mia, sinceramente meglio la tua. Ancora cani da qualche parte. Aspetta, qui possiamo accendere noi la torcia, sì, accendi torcia, ok. Accendiamo la torcia così ci vediamo meglio, accendiamo qui. Ok, almeno il fabbro può lavorare per bene. E un bel po' di casse, di cui una in cui sta seduto, quindi non potrò prendere propriamente quello che c'è dentro, vabbè. Frammento di titanite. E qui troviamo freccia di ferro. E qui troviamo dardo pesante. Ok, salve. Sì, 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 non mi interessa i tuoi dialoghi. Consegna il tizzone smorto? Sì. Ok, spada bastarda, Ugi Katana, ascia pesante, lancia alata, falce, arco lungo. Questo sarebbe meglio di quello che abbiamo. Uno scudo inutile. Frecce di svariato tipo. Guardi, da lei ho recompreso solo lo scudo lungo, l'arco lungo. Ecco, io ho accidentalmente... Dicevo, lo scudo lungo. Tanto per non avere quello corto e misero. Ok. E credo che momentaneamente me ne posso andare via di qua. Quindi ritorno qui indietro, perché fare la strada al contrario è un po' difficilotta. Quindi perché non approfittare e semplificarsi un po' l'esistenza, giustamente. Ok. Anzi, io dovrei livelleggiare. E abbiamo un altro frammento di Estus. Quindi ci vediamo non appena avrò fatto visita a Majula. Ok, rieccoci alla Bastigia perduta. Ho potuto aumentare praticamente solo di un punto la forza, praticamente. Ma al meglio di niente, almeno adesso possiamo usare meglio lo scudo. E fare anche una piccola quantità di danni in più. Ecco, si tolga dalla ciolla, cortesemente. Allora, dovrei aumentare di un punto io praticamente anche la destrezza per usare meglio l'arco. Ma non ho abbastanza anime. E se portassi a 20 pure la forza, potrei equipaggiarmi almeno lo spadone. Una statua! Usare il ramo profumato del passato e per forza voglio passare, cacchio, devo passare. E no. Ok. E ora posso proseguire almeno. Merda! Da dove esci fuori tu? Hai fatto tutto il giro solo per venirmi a rompere la ciolla a me qui, ma muori! Ma muori, muori. Ho detto muori. Ok, è morto. Salve, ma quanti siete? Fatevi sotto uno a uno però. Non tutti insieme, sapete com'è. Non sono Gesù Cristo, non faccio miracoli. Ho detto che non faccio miracoli. Morti tutti, ok. Qui c'è qualcosa o qualcuno? No, niente di nascosto, niente di che. Ok, allora possiamo scendere al piano di sotto.
Qui ci sono nemici, tra cui uno di quelli tutti esplosiveggianti. Mi scusi, io la infilzo male. Perdoni. Ah, ma che non... non me lo fa tirare fuori? Ah no, me l'ha fatto tirare fuori, ok. Bene, vediamo qui cosa c'è. Anima di cavaliere valoroso ed effigie umana, ok. Saliamo su. Io per sicurezza mi armo di... Hai rotto il cacchio. E tanto pure. Ok, non me li fa colpire, questi faranno il giro. Ah, bene, lì c'è l'evocazione, ok. Quindi devo tornare per forza indietro, perché c'è un'altra evocazione, ok, ok. E io la vorrei approfittare anche per vedere che evocazione sia, così da affrontare il boss che c'è qui ora, perché io so che c'è il boss qui. L'abitudine che fino ad ora non ho usato lo scudo, e quindi continuo a non usarlo. Maledetta mala abitudine. Ok, ok, risaliamo, così evochiamo l'altro fantasma e apriamo la via da questa parte, così. Ah no, è scomparso. Ah no, è lì, ok. Perfetto, io per sicurezza mi equipaggio pure le altre simpatiche cose per curarmi che ho. Quindi tutte porte chiuse, ok. Ci siete? Tutte e due? Sì, perfetto. Andiamo allora, amici, andiamo all'avventura. Che ora qui c'è uno stronzone, mi ricordo sempre mettersi qui sull'angolo. Ecco, così facciamogli male. Anche perché io non tolgo quasi nulla. Per motivi a me sconosciuti. Meglio curarsi. Uno in meno. Chi sono i prossimi? Fatevi sotto. Aia! Mi hai fatto male. Anche tu. Ah, ora te la prendi con me? Aia, cazzarola! Datemi il tempo di curarmi. Ah, bene, oggetto a rischio. Allora vado a pugni! Porca miseria! Vado a, a pugni ti affronto, a pugni! Ti faccio male pure a pugni! Maledetto! Aia! E vabbè. Avrei il bisogno di utilizzare rapidamente uno specifico oggetto. Proprio rapido rapido, veloce veloce. Ok.
Altro in meno. Forza l'ultimo. E togliti dalla ciolla. Ok, ora possiamo aprire tutte le varie portuzze segrete che ci sono qui. Qui perché mi appare una nebbia? Ah, ok, perché c'era ancora il boss, va bene. Ecco, qui ce n'è un'altra. Con niente dentro, va bene. Qui niente. Qui sì. Con un baule, troviamo. Scudo tondo, ok, uno scudo inutile. Va bene, va bene. Ok, saliamo di qua. Siamo presi tante anime. Ora è solo questione di livelleggiare. Lì c'è un oggetto inutile. Io mi ricordo che c'è il tizio chiuso nella gabbia qui che esplode senza motivo. Esplodi quanto vuoi, amico, tanto io me ne sto andando di qui. Ok, perfetto. E credo che momentaneamente potremmo anche terminare qui l'episodio. Il tempo di potenziarmi leggermente, così siamo pronti poi a proseguire. Sì, sì, utilizza, utilizzale tutte, così ora ci potenziamo. Riposa e vai a Majula. Ci vediamo una volta arrivati a Majula, ragazzi. Eccoci a Majula. Allora, ora mi posso potenziare un pochino. Sì, sì. Avanza di livello, grazie. Allora, dovrei aumentare a 16 la destrezza. Poi vorrei aumentare un po' il vigore. Vorrei portarlo almeno a 20. E poi la forza. Facciamo questo così e questo così. Perfetto, così. Ora potrei teoricamente utilizzare la spada bastarda. Bastarda lei anche, perché è una spada, ragazzi, che si usa sia una mano che a due mani. Fa 140 danni totali. Questo ne fa 78 normali più 78 da fuoco. Ovviamente fa più danno quella incantata, ma questa spada bastarda, ragazzi, è qualcosa di fighissimo. Anche se non proprio in maniera eccelsa. Vediamo con due mani che moveset usa. Tu. No. Proprio mi è subito passata la voglia di utilizzare la spada bastarda. Ok, vediamo un attimo di depositare oggetti. Sì, lo spadone di Dragon Lich pure, l'arco corto pure, lo scudo tondo pure, il cappello da cacciatore pure, questo pure, questo pure, questo pure. Non sembra esserci più niente a parte questi qui che per ora non uso. No, per il resto siamo a posto. Ok, allora ora possiamo in effetti terminare l'episodio. Spero, ragazzi, che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, ovviamente lasciate un mi piace e lasciate pure un simpatico commentazzo. Detto questo, vi ricordo che vi invito a condividere i miei video su Facebook, Twitter e quant'altro per aiutare il canale a crescere, poter essere monetizzato e raccimolare fondi per la causa del canile. Altrimenti non smetterò più di fare tutto il gioco rotolando come un idiota. Detto questo, da Valfair Games è tutto. Alla prossima!